Ragazzotti, ragazzotte, Hakuna Matata, provengo appena da una partita che se non avete visto il video vi consiglio di andarlo a vedere dove ho giocato bene, secondo me, ma ho rosicato di merda, ma di merda, di merda. Infatti c'ho anche ancora sto mood un po' de tossicume addosso, ma se voi mi lasciate un bel pollicione in su e un bel commentino al video vi voglio un sacco di bene, grazie mille se lo fate. Allora, io, dato che ci tengo, ho comprato il pass in live, eccetera, 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 ho 6 pacchettini da aprire insieme a voi. Andiamoli ad aprire e vediamo se ci esce qualche altra sole nero da poter mettere. Sì, allora, è carina. Ah, c'ho un duplicato. Ah, mazza che sfiga di... Ok. Ci sta, mi piace. Una bella sole nero. No. Però non me ne privo, sapete? Comunque lo uso. Chi se ne frega? Leggendario. Ma guarda, ti devo dire. E sto fa un po' schifo. E poi abbiamo i bravo pack. Ok. Non è brutta, eh. Non è brutta. Oh, leggendario. Leggendario, leggendario, leggendario. Ci piace. Andiamo avanti. Ma ti posso dire che sui copricapi mi sta dicendo un po' fortuna. Certo, ho una bella sole. Questa è una sole nero. Questa ci scommetto quello che volete. Vaffanculo. Pensavo, speravo potesse essere una sole nero. No, non è così. Va bene, fesse mamma. Paracadute sulle spalle, sulle palle. Let's go, raga. Allora. Allora, 5 secondi all'inserimento. Questa mappina di solito la gioco abbastanza bene. Io mi ricorderò sempre quel periodo che c'erano un botto di spawn kill qua, ma tantissime, raga. Mamma mia che risate quei tempi. Ok, quindi si sono ammazzati. Non è che a me mi dispiace, cioè a me mi frega un cazzo, anzi, meglio fate così, ammazzatevi tutti. Ok. Io qua di solito qualche killettina me la vado a fare. Però già stanno più di uno. Rampini. Ah, che brutta roba, raga. Proteggetelo a tutti i costi. Ok. Figa, ragazzi, dei mostri siete. Come hanno fatto secondo voi? Cioè, fortissimi. Ok. Va bene, va bene, va bene. Dovrei capire dov'è il disinnescatore, ma... Ok. Ma non gliela possono fa, non gliela possono fa. Cioè, è una... hanno fatto una roba, regà, impossibile. Bello. Bello. Mi sarebbe stato... Cioè, avrei preferito vederla sta roba che hanno fatto. Perché sono entrati dentro, hanno fatto un macello. Cioè, gli opponenti non avrebbero mai avuto la possibilità di fare niente. Infatti sono stato lentissimo. Perché io avevo approcciato, per l'appunto, l'entrata... Cioè, spizzicandoli come faccio sempre, no? Loro avevano utilizzato però Termite che non mi ha dato proprio possibilità. Però aspetta, perché Dokebai qua, come cazzo si chiama? Io sparo proiettili esplosivi che si attivano all'impatto con le superfici. Ci sono i gadget antiproiettile. E no, ma non credo. Perché se io avessi... Montagne. Perché se io avessi avuto... il fucile a pompa su Dokebay, cioè dovrei fare dei test. Me lo dite per favore voi se tante volte questa roba qua distrugge le pareti rinforzate. Cioè questa shotgun a cartucce. Sbaglio? Ah no, è certo, perché questo spara proiettili esplosivi che si attivano all'impatto con le superfici e distruggono i gadget antiproiettile. Ah, raga, ma non è che tante volte è quello che dico io.
Preferisco comunque provarci. Ci voglio provare insieme a voi. Impatto stordente. Ah, è vero? No, l'impatto non è utile. Oh sì. Raga, sono... Non so se state notando, ma sono abbastanza confuso. Però non fa niente. Però non fa niente perché il mio cervello sta cercando di elaborare soluzioni intelligenti. Quindi va bene così. Tanto io la telecamera la tolgo e mi faccio più 10. Sì. Ok, si sono rimessi allo stesso punto, se non erro, no? Ok. Vabbè, sì, ci sta, eh. Sto giro che sei schiattato, ci sta. Io qui, diciamo così, perché c'ho sempre paura là, no? Che giustamente... Merda. Ok. Potevo giocare molto molto meglio, eh. Merda. Merda, Mirko. Ok. Che dite, continuo? Ma sapete che scelgo già ho dato, no? Facciamo così. È l'ora della sveglia. Così almeno lui... Sono io di te. Oh, peccato. Poteva passare un pochino più avanti in montagna, eh. Cioè, mi aspettavo un montagna un po' più aggressivo. Vabbè, qui non ho giocato bene. Mi aspettavo... Mi aspettavo un montagna un po' più aggressive. Peccato però, la partita almeno è bella. Almeno la partita è bella. Da sti cazzo. Vabbè, fa niente. Come farà questo? Mancano 48 secondi. Lui giustamente non si muove. Ma non mi muoverei neanche io se fossi l'opponente. Sta comunque a sinistra. Non credo che se non si muove non gliela fa, raga. Scusami, eh. Ah, ma c'è il coso, c'hai? C'è il drone? 15 secondi. Vai, non ti curare, non ti curare. Vai, piazza. Planna. 5 secondi. Ah, che peccato. Che peccato, raga. Io ho giocato bene all'inizio, poi ho volato troppo dopo, cioè perché dovevo prendere... Ce l'avevo un po' di mira lì, un po' tanta mira per prenderlo lì. Carino, lo sto giocando bene comunque, Dokebe. La sto comunque giocando bene. Potrei continuare a giocarla perché effettivamente se gli opponent si fanno killare così, a me va bene. Dobbiamo capire un attimo dove vanno loro perché secondo me andranno in cucina, io posso prendermi fuse. Vediamo, dai, mi prendo intanto lei, giusto per cambiare un po', va. Infatti ve l'avevo detto... Che sarebbero entrati in cucina. Mi preoccupo di diverse cose. Allora, la cucina significa che noi comunque da qua. Drone attivato. Qua è sempre un grande rischio, eh. Angulo Pasqua. Angulo Pasqua. Bersaglio acquisito. Piano terra. Sempre in culo Pasqua. Ok, io ho finito il drone. Mi si è rotto? No. Il drone non mi si è rotto. Ma dite che riesco. No, non riesco. Non riesco perché c'è un tipo qua. Cioè, quindi praticamente io entro.
Ma comunque c'è un tipo che sta girando. Oh, adesso posso entrare, adesso posso entrare, adesso posso entrare. Ci provo, eh. Dentro e poi controllare. E lui è rimasto sopra. Ai ai ai, pure il timing è veramente fenomenale, eh. Raga, vedete che pure questa. Ma prendo là, dono batter sole. Perché avete visto che ho preso fuse. Venite, ma da una mano. Santo cielo. Ma questi, ma è che sono forti. Ok, ce la fa. A sinistra. 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 Tio quello sta a sinistra. Ah no, invece sta là. È sempre quello, tra l'altro. Ah, ma non. Ma non. Cioè, per carità di Dio, ma non. Ma una cosa, raga, ma non è che tante volte sto contro la stessa squadra di prima? Ma possibile mai? O se non mi... Io mi ricordo un Lorenzo nella partita di prima. Un'altra volta lui, ma com'è possibile? Ok, ho messo le telecamere così. Magari sono giuste, magari no. Qui praticamente non ha blindato nessuno. Ci può stare, mettiamo qualche blind noi. Però non devo blindare a destra se non rompo la gamma. Ok, facciamo così. Eh sì, ma i miei non usano neanche le cose. Magari non servono, magari sto a fare una cazzata io. Però, boh. Devo vincere sta partita, secondo voi? Oh. Allora, vediamo un attimo le telecamere che ho messo, va. Questa è buona. Ecco fatto. Questa me la rompono. Questa che si vede granché. Perfetto. Io non ho capito perché. Ok, questa. Ok, sta proprio qua. Sta. Ok. Vedi che. Ok. Però ma non c'è nessuno qui. Che cazzo qua? Ma se ci sto io, non è che. Questa poi mi devo ricordare bene. Devo andare. Ragazzi, ma quanto si muovono i miei? Chiedo per un amico, eh. Io sono praticamente morto. Vabbè, però io t'ho pure sparato in faccia, eh. Adesso io voglio di. Ah, pensavo a sinistra, invece a destra. I miei si muovono troppo, ragazzi. Troppo, 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 troppo. Non esiste. Non va buona, non va buona. E purtroppo, raga, io non so che dirvi. Cioè, veramente, non so cosa dirvi. Boh. Non so minimamente cosa dire. Perché. Ma. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Non lo so. Vado sopra, va. Vado sopra, vado a mettere. Vado a botola là. Che sta qua. Perché così almeno loro non possono passare qua. Sì, ho proprio fatto. Ma Mirko, ma vai tranquillo. Ho detto, io che faccio? Non vedo far vedere queste partite? A me non mi sembra di aver giocato così male. Cioè, che vedevo di? Magari questa potevo pure evitare di metterci.
Perché tanto io prendo Caveira, no? E io dovrei giocare fuori, giusto? Io ipoteticamente dovrei giocare fuori. Ma non mi rispettano. Cioè, come vi posso dire, stanno tutti loro fuori. Non rispettano le cose. Ok. Ok. Questa qua, beh. No. Vediamo, sul pompa ci può stare con Valkyria, secondo me. Porcaccio mondo, raga, ma solo a me queste cose mi succedono, ma perché? Ma ditemelo, 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 vi prego, ditemelo. E ditemi perché a me queste cose mi succedono e mi arriva uno da dietro e che mi vuole scotennato vivo, ma io boh. Ok, è appena morto. Va bene. Dovrebbe sta qua, no? Sto ricaricando. Sti cazzi. Della tua brigata. L'ultimo nemico rimasto. Il tuo collega. Però mi sono divertita lo stesso. Ah, ma sa che sta fermo? Raga, un operatore aereo rimasto. Mortacci miau. Mortacci miau. Da quando mi sono morto? Da quando l'ho fatto, raga? Lo so. Ma secondo me stanno a pinga a cazzo. Eh già. Lo so, stupidi. Quanto sono stupidi, raga. Ho proprio stupidi. Mamma mia, l'ho lasciato là. Ho proprio stupidi. Vedi quando... Vedete quando vi dico, ma da solo purtroppo è un problema. Perché veramente pure in squadra c'hai le persone super tossiche, raga. E ancora che continuano a buttarsi qua, che è completamente sbagliato per la mia visione. Cioè, che sto vedendo in questo momento, è completamente sbagliato. È completamente sbagliato. Ora, che posso prendere che effettivamente posso carriare? Ma che cazzo carrio? Prendiamo un attimo lei, che secondo me ci sta. Quanto... Cioè, lo state comunque vedendo voi, raga. Non è che lo devo vedere io. C'è poi qualcuno che dice, no, sta di là. Arpiffero. Minchia, eravamo 3 contro 1, l'ho individuato, oh, sono usciti tutti, cioè forse io ero l'unico che poteva uscire, ma comunque avrei comunque sbagliato e si sono fatti ammazzare tutti quanti, cioè, capite? E purtroppo giocare così diventa un po' bruttino, ma che ce puoi fa? Che ce puoi fa? Secondo me niente, però è così. Secondo me questo ci sta. Oddio, non lo so se mi fa impazzire. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Proteggetela. Sto filo spinato qua. Va bene. Mancano 10 secondi. Mancano 5 secondi. Penso che stiano trollando di brutto. Bomba localizzata. Non ne ho idea. Ah, si vanno ammazzati tutti. Ah, raga, io vi giuro di Dio. Che ne so.
Vabbè, io comunque il mio faccio, raga. Il mio lo faccio, ragazzi. Che bigna fa? Che bigna fa? Niente. Ok, mi hanno praticamente distrutto, ma... Mamma mia, raga, sto fa una strage. Bellezza estrema, ma che cazzo fai? Ho capito. Cioè, non ho capito, potremmo arrivare a 3-3. No. Ma vattene a fanculo, va. Stronzo. Pensa che testa de cazzo. Mamma mia. Mamma mia, raga. Ultimo attaccante rimasto in vita. Affanculo, va. Ma guarda Teo, ma io non ce posso credere. Mamma mia. Ma io non ci posso credere. Ma io non ci posso credere, ragazzi. Che mo non mi ricordo ma neanche chi è che sta a trollare così tanto. Sto stupido. Che stupido, che stupido. Perché non siamo... Cioè, almeno io non sto giocando male, eh. Ma dentro un po' di fortuna. Le ho fatto una strage veramente epocale. Ma... Dimmi te questi, oh. Ma dimmi te questi. Guarda, voglio provare a prendere Rock, anche se... Ho due. Proviamoci. Allora, calcolate che questa testa di cazzo, questo coglione, ha appena rotto le mie armature. Cioè, per farvi capire con chi sto giocando, ragazzi. Che gente. Che gente, raga. A me mai nessuno me lo toglie. Che fanno così sempre perché mi riconoscono. E io magari sbaglio, non è vero, dico le cazzate. Può essere tutto quello che vi pare. Però, però, voi non l'avete visto, sappiate che è successo. Loro da dove vanno? Da dove scendono tanti? Io ho visto che arrivano pure da qua un botto, no? Da sotto ci può stare, secondo voi, copri un attimo le scale? Ok, ragazzi, le partite vi giro in argento. Neanche in bronzo facevano così schifo, raga. Neanche in bronzo. Cioè, in argento è... Veramente la zozzeria in argento, raga. Vattene via, va. Non ho capito come mi ha stunnato. Però minchia che mira. Minchia che mira, ragazzi. C'ho paura. E certo. E lui va alla finestra per vedere se tante volte c'è qualcuno, giusto? Mamma, non lo so. Fai come cazzo te pare. E vabbè. Che occhio, ragazzi, stanno là. Più forte è rimasto, è morto. E sono rimasti più forti loro. Questa cosa mi... Mamma mia, questo è morto, raga. Mamma mia, si è morto. Bene. Ultimo nemico rimasto. Strano. È rimasto. Questo ci glaccia tutti.
Sperando di no. Bene. Ah. Comunque, boh, sta partita è una roba incredibile. Una roba incredibile, raga. Madre di Dio. Possiamo dirla che la sto carriando in maniera importante questa partita qua. Mo voglio capire. In realtà qua dobbiamo giocare proprio bene. Cioè qua dobbiamo veramente, veramente, veramente giocare molto, molto bene, raga. Qua dobbiamo veramente giocare bene. Infatti, se vedete, vi sto facendo vedere tutto perché, boh, sono molto curioso dei vostri commenti, dico la verità. Sono veramente molto curioso. Hanno fatto di tutto, raga, a rendersi 500 volte, rompermi i gadget, si sono ammazzati tra di loro, mi hanno rotto il muro per farmi spottare, per farmi morire. Cioè, da che vi ricordate che me volevano far perdere sotto in cucina che mi pingavano da un'altra parte, no? Che schifo. Io vi giuro, raga, grado argento è una merda. Io non so, è veramente pessimo. Cioè, in grado argento non so chi cazzo ci gioca, raga. O bronzo, erano tutti super impegnati per cercare di arrivare in argento. Secondo me in argento c'è sta chi non è... Cioè, come vi posso dire? Chi non riesce più ad andare sopra l'argento. Cioè, ci stanno i rifiuti dell'oro. Mo, passatemi il termine. Oh, in base a quello che sto trovando io, perché, raga, non c'ha senso come stanno a giocare. Loro vogliono rifare la stessa giocata di prima. Loro vogliono fare la stessa giocata di prima. Che in realtà ci può stare. Che in realtà ci può stare. Ancora 5 secondi. Sicuramente il mio è buono, non è buono. E non è che non è buono, è buono, è buono. L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla. Anzi, strano che non mi hanno killato fino adesso. Questo vuole pushare, raga. Ma gli devo dare una... Allora gli devo dare una mano. O sbaglio? Loro vanno pushare sopra. Ma io comunque me la devo giocare qua sopra. Me la devo giocare in questo momento. Facciamo così. Mica, io ho fatto pure un danno della Madonna. Ho fatto pure un danno della Madonna, raga. E lo so, voi mi dite spare ai piedi. Ci posso credere, raga. Cioè, madre di Dio, senza senso sta partita, ragazzi. Da che la volevano buttare in particolar modo quel tossico maledetto, the player de merda. Addio Meteo. Cioè, l'ho proprio carriata in una maniera veramente incredibile. Incredibile. Eh sì, certo. Io a lui io lo lascio, all'arti no, mi dispiace. All'arti no, mi dispiace, non mi interessa. Cioè, non mi interessa minimamente, raga. Vabbè, però sono contento perché... Grazie. Perché avete sicuramente visto che mi sono messo proprio sotto concentrato e ho voluto fare veramente una bella partita e questa è stata veramente una bella partita, però vedete, mi rode il culo e sto sempre qua. Sto sempre fermo qua. Sempre, sempre, sempre. Vabbè, mi ha fatto pure spaventare. Vi voglio bene, raga. Al prossimo appuntamento. Ciao, ciao.